Siamo in diretta. Ragazzi, siamo stati a casa. In diretta? Sì. Siamo stati a Casarano. Luigi, com'è andato dalla D'Urso? Bene? Bene, non l'ho visto. Senz'altro. E siamo stati a Casarano, impressionante. Nardò mi hanno detto che c'è una roba incredibile, insomma, speriamo bene. Evidentemente il boomerang su questa storia di, come lo chiamano loro, l'imborsopolo, gli è arrivato proprio in faccia sto boomerang, perché mancano 10 italiani, ci sono solo 10 italiani che non sanno ancora che il 5 Stelle ha restituito 23 milioni di euro, quindi si prega Repubblica, Corriere, PD1, PD2, PD3 di avvisare, di andare a parlare direttamente con gli ultimi 10 italiani che non sanno ancora che abbiamo restituito 23 milioni di euro, sono 10. Alessandro, dico un po' di pancia di più. Sara, Sara, guarda la signora. Ciao Sara. Vabbè, grazie. Vabbè, tu scendi Emiliano. Voi ora salutate un attimo. Alessandro, dobbiamo andare verso qua. Di qua. No, dobbiamo andare di qua. Di qua. Che dobbiamo fare? Il Visconte di Mezzato. Grazie. Andiamo a camminare. Andiamo, Alessandro. Ma che prendene uno? Gianni, falla camminare. Cammina, grazie. Ci sei Emiliano? Camminando ragazzi, non posso fermarmi. Sì, anche perché rischiamo di andare fuori un attimo. Sì, perché fino alle 8.30 dicono, vabbè, 8.40. Sì, abbiamo iniziato alle 10. Fino a che ora c'è la piazza? Non abbiamo nessun commento dopo, però il dirigente ha chiesto di rispettare le tempistiche. L'8.30? Abbiamo iniziato in quarto, quindi praticamente un'oretta e 30. Ma scusa, il parco dov'è? Qua. Sepolto dall'oggetto. Io la conosco bene, Piazza Salandra. Ciao, ragazzi. Suoni. Basta, lei sa. Ti farò segno di interrompere, ok? Sì. Sì, me lo dici e io. Sono con te a fare le foto. Buonasera. Siamo? Sì, di qua il parco, eh. Di qua il parco, entrate qua. Grande! Assista! Grazie. È arrivato sempre con... Allora vi dicevo, è strano oggi vedere qualcuno che magari è convinto di votare Fratelli d'Italia, no? Magari vieni dal Movimento Sociale Italiano, pensi a dei valori, e poi scopri che Paolo Perrone, che era candidato, era sindaco a Lecce, stato sindaco per 2 legislature, a un certo punto, un giorno prima di consegnare le liste, era candidato con Fitto, ha fatto avere il pupillo di Fitto, e fa un passo a Fratelli d'Italia. E oggi ci chiamano quelli di destra e dicono: noi voteremo Movimento 5 Stelle perché non ce la facciamo più a vedere questi scambi di poltrona. E allora poi vedi quelli di Casa Pound che ti dicono che vogliono fare il reddito di natalità. Il reddito di natalità. Sono... Chiudo. Quindi dicevo, noi quello che faremo è essere coerenti come sempre, avere un voto in più degli altri e mettere nelle condizioni il Presidente della Repubblica Mattarella di dare il mandato al nostro candidato Presidente del Consiglio Luigi Di Maio per formare il governo, facendovi sapere prima quali sono i ministri, in modo da non poter più fare quello che succedeva in tutte le altre legislature, la contrattazione delle poltrone, tu mi dai il Ministero dei Trasporti, io ti do quello della difesa. Noi abbiamo un programma, abbiamo una squadra di governo, il Presidente della Repubblica ci darà mandato, se voi lo vorrete, di formare questo governo e li metteremo all'angolo per fare il programma del Movimento 5 Stelle per la qualità di vita degli italiani. Buonasera Nardò e grazie di cuore. Grazie, giù le bandiere, giù tutti quanti, per favore, tutto giusto.
si vedono meglio. Giù. Scusate. Quanto tempo abbiamo, Cristian? Tre ore. 35. Scusate, una domanda. Quante persone la prima volta che scendono in piazza e partecipano a un evento del Movimento 5 Stelle? Per favore, sulle mani. Bene, siete ben... Dove stavate prima? A destra. Fitto. Chiedi scusa. Stavico fitto. Adesso? Chiedi scusa. Ego ti assolvo. No. Guardate che pure noi tutti quanti, qua vedete la senatrice, il deputato, vedete consiglieri regionali eccellenti, ma guardate tutti quanti noi prima credevamo magari a qualche partito politico, oppure pensavamo che vi fosse una differenza tra un partito politico e un altro, pure noi, poi abbiamo deciso, anziché espatriare da questo paese, cosa che purtroppo fanno tante persone, tanti giovani se non hanno dal Salento, abbiamo deciso di rimboccarci le maniche e di provare a combattere un sistema che ci sta impoverendo. Fermi, tutto qua. Noi siamo cittadini normali, come voi. Il Movimento 5 Stelle è perfetto? No. È una forza politica di massa, cresciuta molto molto in fretta, senz'altro per dei meriti altrui. Non ci prendiamo in giro, la verità, no? Se i partiti quelli si fossero comportati decorosamente in questi anni, probabilmente neppure saremmo nati. Però che successe anni fa? Successe che appunto decidemmo di metterci assieme, di raccogliere delle proposte, di combattere. Magari li presentavamo ai comuni, mica c'era l'idea nostra di presentarci alle elezioni, non avevamo quest'idea. Andavamo ai comuni, scusate, perché non prendete questa proposta sulla raccolta dei rifiuti, sulla trasparenza? Qui possiamo eliminare degli sprechi. Possiamo costruire un bilancio partecipato per far scegliere magari ai cittadini di Nardò come spendere i loro soldi. Questo noi chiedevamo, non ci hanno ascoltato, allora da lì sono iniziate delle liste civiche. Poco a poco siamo cresciuti. C'era un periodo in cui giravamo le piazze, andavamo nei mercati, presentavamo un volantino. Salve, se noi siamo un Movimento 5 Stelle, chi ci rispondeva? E lì a spiegare, siamo una forza politica, siamo dei ragazzi o dei giovani, o comunque siamo delle persone, dei cittadini normali, che abbiamo voglia di riprenderci qualche diritto. Ah sì, ma io sto con Berlusconi, io sto con D'Alema, poi poco a poco le persone hanno aperto gli occhi, si sono avvicinate. Abbiamo riempito piazze, abbiamo combattuto, abbiamo restituito tanti soldi. E oggi, grazie alla polemica sul fatto che qualcuno di noi non ha restituito quanto dichiarato, oggi finalmente tutti gli italiani sanno che abbiamo restituito 23 milioni di euro dei nostri soldi. Grazie! Meraviglioso! Dobbiamo ringraziare lo staff di comunicazione di Renzi, questi geni, i telegiornali, il PD1, il PD2, il PD3 che hanno fatto i conti in tasca a me. Come hai speso 1.000 euro nell'agosto del 2017? Quando qua ci hanno deluga questa gente qua, i camorristi che nascondono rifiuti sotto casa nostra, uccidono i nostri figli. E la gente a un certo punto dice, ma se questi ci hanno tutti quanti contro, tutti i lacchetti, vari Fitto, D'Alema, Berlusconi, Renzi, La Boschi, evidentemente questi stanno dalla parte nostra, mentre gli altri stanno dalla parte loro. E il cittadino a un certo punto se ne rende conto, quindi grazie, io devo ringraziare sta stampa di regime, devo ringraziare questi telegiornali che li vedono sempre meno, questi giornaloni che ormai servono soltanto ad accendere il fuoco, ad incattare i totali, va benissimo, perché con la loro disinformazione hanno radunato un popolo che chiede soltanto diritti. Noi siamo cittadini normali come voi, che pretendono dei diritti, che non si accontentano dei bonus, vogliamo solo una sanità pubblica efficiente, vogliamo lavoro per i nostri giovani, vogliamo un paese normale in cui siano i giovani a lavorare e i nonni facciano i nonni, non il contrario. Quei giovani non lavorano, i nonni devono lavorare, non possono fare i nonni perché i giovani non fanno i figli e se ne vanno all'estero a fare lavapiatti, a Londra.
che ci mandano in pensione a 70 anni e i soldi ci sono per intervenire e aumentare le pensioni minime, se li mangiano dovunque. Che è populismo questo, ma vi devo fare nomi e cognomi, vi devo dire Maxi Opera, dove finiscono i nostri soldi, vi devo parlare di tizi piazzati nelle istituzioni dalle banche d'affari e il risparmio degli italiani non è protetto. Vi devo ancora convincere, io non sono venuto qui per convincervi, io non sono candidato, non mi potete neanche votare. Perché siete venuti qui ad ascoltare un non candidato? Che cos'è? Una catarsi collettiva? Ci stiamo riprendendo soltanto qualche diritto contro il sistema mediatico, contro questo capitalismo finanziario che colpisce i nostri risparmi. Ci vogliamo riprendere i diritti, li vogliamo urlare a un sistema intero che non vogliamo più accontentarci dei bonus e delle mancette, ma vogliamo prenderci i nostri diritti. E i diritti non piovono dal cielo. Non è che arriva il salvatore della patria, ma io non sono il salvatore della patria, nemmeno Diego, neanche Cristian, né Lalezzi, né Soave, nessun altro. Noi siamo cittadini normali, con tutti i pregi e i difetti dell'italiano. Tuttavia, guarda, non li dobbiamo, credimi, non li dobbiamo neppure nominare. Io a un certo punto io li ho attaccati tanto, no? Questi 5 anni, li ho presi di petto, in Parlamento glielo ho detto di tutti i colori, non mi sono lasciato intimorire, ho preso e ho denunciato tutto. Ma te veramente i nostri nemici sono i Brunetta, i Nessi, ma veramente? Io dico, l'unico nemico avversario degli italiani sono gli italiani. Siamo noi che dobbiamo riprenderci in mano la nostra vita, dipende solo da noi. Questo io intendevo, perché non possiamo mica scandalizzare qua. Alcuni si scandalizzano di più quando Ventura sbaglia un cambio rispetto a quando ci chiudono l'ospedale sotto casa. Questo non è più accettabile. Se continuamo noi a lasciargliele passare tutte, certi soggetti continueranno a passarci sopra. Quindi dipende da noi. Dobbiamo avere il coraggio di trattare l'onorevole di turno che viene in piazza Salandra con l'auto blu a prendersi il caffè, con la scorta, come un nostro dipendente. Ehi tu, io sono il tuo datore di lavoro, ti ho pagato lo stipendio, va a lavorare, vai a realizzare quello che mi hai detto, altrimenti fuori da coglioni, così funziona, fuori da coglioni. Questo. Qualcuno si potrebbe domandare, ma perché io dovrei credere a questi? Quando so 30 anni che vengo in piazza Salandra non c'è più nessuno, perché poi fanno le convention negli hotel chiusi con 200 poliziotti per difendere, ma mica difendere loro da noi, difendere noi da loro, attenzione, ascolta, è per noi. Per quale motivo, qualcuno se vi domanderete, dobbiamo fidarci di questi signori? Inesperti, siamo inesperti, è vero, non abbiamo mai governato, è vero, non abbiamo mai governato. Non siamo mai entrati nei ministeri e chissà quello che ci troveremo, chissà quello che ci troveremo. Non l'abbiamo mai fatto, è vero. Ma per quale motivo io credo fermamente nel Movimento 5 Stelle, tanto da spendermi con moglie e figlio che stanno aspettando di un camper e girano l'Italia con me pur non essendo candidato, anche se chiaramente io la poltrona assicurata ce l'avevo. Per quale motivo? Perché anche credo nel principio del camminare soltanto censurati, perché questo paese morirà di illegalità, già sta morendo. Fateci caso con i rifiuti tossici nascosti sottoterra grazie alla corruzione della politica. La corruzione non distrugge più soltanto le nostre tasche, no? Sapete la storia che un'opera pubblica in Italia costa il triplo rispetto in Francia, un chilometro di ferrovia e un chilometro di autostrada. La corruzione oggi distrugge le nostre vite, perché i politici corrotti che accettano una mazzetta per dare un appalto gonfiato a quel camorrista, a quel mafioso, e grazie a questo appalto nascondono i rifiuti tossici magari sotto casa, questo sistema ci uccide. Le persone si ammalano di cancro e muoiono, ci sono bambini che si ammalano di cancro e muoiono. Possiamo combattere per salvare le nostre vite, perché di questo si tratta. Fa bene Di Maio chiamarli assassini certi personaggi, perché sono assassini. Fa benissimo, oggi dicono querelano, poi voglio querelare mai. Berlusconi mi querela a me, però non sa più che fine, l'avete visto? Perché gli sono dovuto andare sotto casa io a fare quello che nessuno a sinistra ha avuto il coraggio di fare. E questo per Corriere di Battista. Grazie. C'ha 81 anni, una causa dura mediamente 15 anni, lui c'ha 81, io aspetto.
tranquillo, tranquillo. Ma poi l'avete visto, ci possiamo riaffidare a lui, ma l'avete visto? Che nel saldo lo mettono, lo tirano fuori dal cielo, fanno, piazzano in un televisore, televisione, il saldo sta, si confonde con l'altro giorno, pensioni a 1.000 lire per tutti, l'ha detto! E lì che lo aiutano, perché poi figuratevi se c'è sta un giornalista capace di dirgli scusi, ma lei ha pagato, neanche gli devono chiedere scusi, lei ha pagato cosa nostra, questo già lo sappiamo. Cioè Berlusconi ha pagato, ha finanziato, ha rafforzato economicamente quella organizzazione criminale che ha fatto saltare in aria Falcone Borsellino. Ma questo già lo sappiamo, quel sistema, e va la nostra gratitudine e la nostra solidarietà. Che hanno fatto questi giornalisti? Si sono infiltrati in quel sistema dei rifiuti scoprendo dall'interno la corruzione. Cosa vuole fare il 5 Stelle al governo? Vuole creare una figura, l'agente provocatore, l'agente altamente qualificato delle forze dell'ordine, poliziotti e carabinieri, li vogliamo infiltrare sotto copertura della pubblica amministrazione. Avranno il compito di provocare i reati di corruzione. Fermi, che te la devo spiegare. Provocare certi reati. Un poliziotto e un carabiniere sotto copertura si infiltrerà, lavorerà lì qualche mese, si guadagnerà la fiducia di qualche politico, poi a un certo punto, al momento giusto, tirerà fuori una mazzetta e la presenterà al politico. Se il politico la prenderà, scatteranno le manette. Questo significa colpire sul serio il cancro della corruzione. Vi domanderete per quale motivo prenderà queste persone? Noi siamo come voi, ma abbiamo delle regole che riducono la possibilità di contaminazione. Nel momento in cui candidiamo soltanto incensurati, si ridurrà la possibilità chiaramente di fare degli atti illeciti. Non si elimina! Noi non abbiamo la presunzione di pensare di poter cambiare l'essere umano, santa pazienza. Se riuscissimo sempre a capire le persone che abbiamo davanti, non esisterebbe il divorzio, pensiamoci. Però abbiamo delle regole ferree e durissime che riducono la possibilità di contaminazioni. Due mandati e poi a casa. Perché le istituzioni non sono un parcheggio dove può stare tutta la vita. Noi non possiamo accettare che uno come Napolitano, sono 65 anni che gli paghiamo lo stipendio, uno che è entrato nel 1953, 65 anni che abbiamo pagato lo stipendio per farci togliere i nostri diritti, e anche tanti altri. La politica è un tempo, è una missione che devi fare, un tempo limitato della tua vita nelle istituzioni, poi torni al mestiere tuo. L'agricoltore, il ristoratore, l'avvocato, il medico, il pescatore, questi sono i mestieri, non il politico. Altrimenti il meccanismo che c'è lì dentro, io ve lo dico perché l'ho vissuto 5 anni e ora sono uscito da quel palazzo e ho le mani pulite. Attenzione, uno può dire oltretutto di avere le mani pulite soltanto quando ha l'occasione di sporcarsele, ma non se le sporca. Attenzione, e io ce l'ho avuto questa occasione, perché non ce ne mettevo niente a passare al gruppo Visto. Guadagnavo 13.000 euro al mese, lavoravo dal martedì pomeriggio al giovedì sera, nessuno mi conosceva, chi conosceva il gruppo Visto? Poi a un certo punto tiravo fuori il mio voto e lo vendevo al miglior offerente. Oggi serve a te o serve a te? D'accordo, ti voto sto provvedimento, però tu, pure se poi non vengo rieletto in futuro perché mi odiano queste 5 Stelle perché sono passato al gruppo Visto, tu mi garantisci un posto in qualche società partecipata, in qualche ente pubblico, tanto pagano tutti i cittadini che ne sono all'oscuro, li alza quando alziamo qualche tassa e io riesco ad avere il lavoro mio. Questo è il sistema, ti do la mia parola d'onore, questo è il sistema e lo dobbiamo rovesciare democraticamente, rovesciare, perché si tratta della nostra vita, del nostro presente, del futuro dei nostri figli e dei nostri figli. L'avrei potuto fare, l'avrei potuto fare. No, guardate, senz'altro, ma che cos'è? Sono delle regole che ci possono consentire di essere onesti. Delle regole molto dure da applicare. Le regole dei due mandati è fondamentale, perché nel momento in cui io so che in quel palazzo non ci posso stare tutta la vita, cercherò di migliorare il mondo reale che sta di fuori di Montecitorio, proprio perché sarò costretto a farmi ritorno. Questo è il meccanismo del movimento. E un'altra cosa che mi fa dire che ce la faremo a realizzare il programma, in maniera difficile, sì, sarà facile governare questo paese, sarà difficilissimo, chissà ripeto quello che ci troveremo dentro i ministeri. Complicatissimo, la bacchetta magica non ce l'abbiamo, ma abbiamo la possibilità di autofinanziarci, noi ci autofinanziamo, lì c'è un banchetto laggiù in fondo, potete fare liberamente una donazione al movimento e noi finanziamo tutta la nostra campagna elettorale attraverso micro donazioni di 1, 2, 3 euro, 5 euro, qualcuno di 10 euro l'altro giorno vuole darci 50 euro, gli ho detto sono troppi da di me, per giù, per stimare tutto. Perché ci bastano micro donazioni, perché un milione di cittadini che tirano fuori 50 centesimi a testa sono 500.000 euro per la forza politica e quindi noi ci finanziamo così, avremo un unico lobbista, il milione di persone che hanno tirato fuori 50 centesimi a testa. Vi renderemo conto.
e renderemo conto a loro. Capite qual è il sistema? Me lo ricordate di Ravellimba, faccio all'anima sua, ve lo ricordate? Lui finanziò contemporaneamente Berlusconi e Bersani. Nel 2006 lui finanziò contemporaneamente Berlusconi e Bersani, diede a Bersani 98.000 euro, a Berlusconi e Forza Italia 240.000 euro, il padrone dell'Ilva. Qual era l'idea sua? Io finanzio tutti, tanto vince uno, vince l'altro, che mi importa? L'avete visto il padrino del Vito Corleone? Ve lo ricordate che faceva i favori e qualcuno gli andava a dire: scusi Don Vito, padrino, cosa vuole in cambio? Nulla, gli rispondeva, basta che non te lo scordi. Questo è il sistema, fanno favori, finanziano la campagna elettorale, poi arriva il momento che tornano all'incasso. Ehi, io ti ho finanziato la campagna elettorale, quindi ora mi fai qualche decreto salva Ilva. Qua cittadini di Taranto ci pensiamo successivamente, che me ne frega se a tamburi ancora si muore ad ogni respiro. Questo è il meccanismo, questo è il meccanismo. Ma funziona su tutto. Il movimento intende finanziare un reddito di cittadinanza per alzare le pensioni minime a 780 euro e dare un reddito al giovane che esce dall'università e non può fuggire a Londra a fare lavapiatti, o al cinquantenne, al sessantenne che perde il posto di lavoro. Perché io vi racconto questa storia che è quella che io vedo in questo paese. Oggi un cinquantenne che perde il lavoro che fa? Torna a casa, va da sua moglie, si vergogna a dire ho perso il posto di lavoro, si sente lui un fallito come se fosse colpa sua, ma non è colpa sua. Torna, va in depressione. Magari l'unica scelta che fa tra un canale e l'altro della televisione, tra una marca e un'altra, di uno psicofarmaco. Poi a un certo punto la moglie inizia a fare economia perché i soldi non bastano. E quindi inizia pure a cambiare la dieta alimentare. Magari a te questo prodotto ce lo possiamo permettere una volta a settimana, prima lo mangiavamo tre volte, però dobbiamo cambiare. Poi torna a casa, deve fare ancora altre economie. Quindi il figlio che magari sta all'università si responsabilizza, cresce molto in fretta. E inizia a lavorare, a portare qualche pizza in un call center per portare a casa 300 euro che non bastano mai, non bastano mai, magari c'è da pagare l'affitto. Allora il 50 anni chiama i propri genitori, voi che state lì in quella casa, dobbiamo tornare là perché non ce la facciamo, e tornano a casa dei genitori a 75 anni, un problema sociale enorme, e poi magari il figlio prende e se ne va all'estero e torna soltanto una volta all'anno, a Natale, riassapora i prodotti locali, se ne porta magari qualcuno fuori, a Londra, appunto in Francia, contento. Quando torna qua è triste quando se ne va e magari chiama qualcuno in 5 Stelle dicendo vi prego fateci tornare in Italia, e io rispondo mica dipende da me, dipende da quanto il popolo italiano sarà capace di riprendersi in mano la vita. Il reddito di cittadinanza permette a quel cinquantenne di non tornare a casa e sentirsi un fallito, ma di avere un reddito e spenderlo magari qui in Piazza Salandra, in quel negozio di terracotta, in quel bar lì che conosco perfettamente, in quel ristorante, perché la conosco bene sta terra, perché voglio tanto bene a sta terra, lo sapete perfettamente. Fermi un attimo, gli consente di avere un reddito e spendere questi 4.000 qua. E quindi rimettere in circolo l'economia, perché magari in quella pasticceria lì servirà un pasticcere, dato che comunque vende più dolci e viene un po' rilanciata l'economia qui di lato. Questo è il meccanismo. Però per ricevere quel reddito di cittadinanza si deve inserire un percorso formativo per apprendere nuovi mestieri, magari pure quello del pasticcere. Così quando servirà un nuovo pasticcere in quella pasticceria che nel frattempo sta andando meglio grazie ai soldi che si rispendono in questo territorio, in quella pasticceria anda a chiedere al tizio che prende il reddito di cittadinanza: e tu ti do un lavoro, lo accetti? Se lui dovesse rifiutare tre proposte di lavoro perderebbe il reddito di cittadinanza, ma se la dovesse accettare trova un lavoro da pasticcere in quella pasticceria e il reddito che prendeva lui andrà ad un altro cittadino in difficoltà, ad una donna che prende una pensione a 440 euro al mese. Che c'è di assistenzialismo in tutto questo? Oltretutto, chi riceve il reddito di cittadinanza si deve mettere a disposizione del comune di appartenenza qui a Nardò e deve lavorare 8 ore a settimana gratuitamente. Ci sono dei lavori socialmente utili da fare in questa città, ci sono anziani magari lasciati soli, che sono soli per la vita e che hanno bisogno di una compagnia, di un supporto, ci sono magari dei ragazzi che vivono delle difficoltà, che hanno bisogno di una compagnia, di un supporto, qualcuno che li accompagni magari a fare un giro qui nella città. Capite qual è il meccanismo reddito di cittadinanza? Un circuito virtuoso, una manovra economica espansiva capace di creare posti di lavoro. Oltretutto, per punire i furbetti, perché ci stanno in questo paese dove insegniamo ai nostri figli, alle volte, non tutti, ad essere più che bravi furbi, ci stanno, noi vogliamo istituire il reato ad hoc per punire coloro che mettono per ottenere il reddito di cittadinanza. Cosa c'è di assistenzialismo? I soldi, ma anche i soldi, ma come? Quattrini per il ponte sullo stretto li trovano, riparano sul ponte sullo stretto, Berlusconi dando questi massaggi diretti a Cosa Nostra, perché questa è la verità, e quell'asse un'altra volta. I quattrini per il TAP ci stanno, il TAP, con noi il TAP si cancella il governo, con noi il TAP si cancella. Poi vediamo le penali che ci stanno da parlare. Ma che possono massacrare un territorio del genere che deve campare solo di turismo e enogastronomia?
turismo e enogastronomia, i tedeschi devono venire qua non per mangiarsi il pasticciotto, ma per pagare per vedere come lo fanno. Questa è la verità, devono pagare per vedere come voi fate i vostri prodotti, come fate i formaggi. Devono pagare, perché nessuno produce la roba a me. E noi dobbiamo essere capaci di tutelare i nostri prodotti. Io la settimana scorsa, a un certo punto, mi è venuto il sangue amaro, il fegato grosso, quando vedevo che tutti i dibattiti televisivi erano su fascismo, antifascismo, Duce, la Duce, passo il Duce, nel 2018. E mentre io notavo che tutti questi discutevano su questa roba, che dobbiamo fare con i monumenti del ventennio? Qualcuno dice, attacchiamo l'obelisco a Roma perché c'è scritto Mussolini Lux ancora. Ma io, grazie a Dio, fascismo, grazie a Dio, morte e sepolte. Gli antifascisti, noi siamo contro il fascismo, e poi andavano per strada a volto coperto a picchiare un carabiniere di 50 anni. Una roba incredibile. Io vedevo un paese impazzito, e mentre tutta la stampa intenta ad occuparsi di questa roba qua, usciva una notizia: gli agricoltori giù in Sicilia, a Patino, i produttori di pomodori a Patino, non raccolgono più i pomodori perché non gli conviene più. Perché a Patino, nei supermercati, a fianco alle piantagioni di pomodori a Patino, vendono i pomodori a Patino del Camerun. Come qui arriva l'olio tunisino, le arance marocchine, incredibile! E allora che succede? Eh sì, sono più convenienti il libero mercato, ma il mercato non è mai libero. Diceva Don Lorenzo Milani, non c'è giustizia più ingiusta che fare parti uguali fra diseguali. Il libero mercato riunisce i prodotti più convenienti, ma perché? Perché altrove le condizioni lavorative sono più basse, i lavoratori vengono pagati di meno, magari anche estremamente sfruttati, quindi il prodotto costa meno. E noi, i geni, da destra a sinistra, quelli che si dividono a fascismo e antifascismo, i geni, anziché proteggere i nostri prodotti, le nostre eccellenze, non pensano per rendere più competitivi i nostri prodotti e lanciarli nel mercato pure italiano, di diminuire le condizioni del lavoro dei lavoratori italiani. Ma ci rendiamo conto? Fino a dove arriveremo? Ad un paese dove i lavoratori verranno sottopagati, o dove verranno considerati occupati soltanto se riceveranno un voucher da 10 euro a settimana, perché l'Istat certifica in un occupato un tizio che riceve 10 euro a settimana il costo di un pasto caldo in un fast food. Questo è il destino nostro, e allora occorre soltanto ribellarci. Noi possiamo farlo perché noi certi legami con chi ha comandato in Europa, banche e affari, noi ce l'abbiamo, e saremo capaci, ritengo, spero, proviamo quantomeno di difendere il risparmio degli italiani, di difendere i prodotti italiani, di regolamentare la grande distribuzione, perché io sto girando tutta l'Italia, no, Nardò è un centro bello, questa è una piazza che io adoro, una delle piazze per me più belle d'Italia, ma sono andato anche in centri più piccoli e noto che c'è ormai una desertificazione dei centri storici. Chiudono i negozi, artigiani, piccoli commercianti, chiudono, ma oltretutto quando si svuota un centro storico viene ripopolato spesso anche dalla microdelinquenza e dalla microcriminalità. Quindi un centro storico che si svuota non è soltanto un problema economico, è un problema sociale. E noi siamo gli unici che possiamo regolamentare qualche chiusura in più dei grandi centri commerciali per rilanciare le famiglie e i lavoratori dei centri storici, così anche da affrontare il tema della sicurezza che è le nostre strade. Non possiamo fare perché non ci abbiamo conflitti di interessi con la grande distribuzione. Possiamo difendere il risparmio chiedendo e pretendendo con delle leggi la trasparenza del settore bancario, perché non ci abbiamo delle banche nostre. Non dobbiamo dire signor sia a qualche banchiere, a qualche capitalista finanziario. Possiamo intervenire sulla corruzione perché non ci abbiamo un corrotto che abbiamo presentato da salvaguardare perché magari è un portatore di voti e gestisce un territorio. Non lo candidiamo incensurati e spesso cittadini sconosciuti, non abbiamo questo conflitto di interessi. Noi possiamo aggredire, ne parlavamo prima, il gioco d'azzardo, perché in tutto ciò poi il cinquantenne di cui parlavamo prima, magari a un certo punto c'ha 50 euro nelle tasche e non sa che fare, dice proviamo, scendiamo sotto casa, giochiamoci in quella slot machine, non sia mai che possa vincere 200 euro, così da tornare a casa e dire alla moglie, amore mio, almeno questo mese paghiamo le bollette in tempo. Perché poi questa diventa l'aspirazione quasi, riuscire a pagare le bollette in tempo, la soddisfazione, finalmente, non stiamo in ritardo, non stiamo con l'acqua alla gola, e magari si va a spendere quei 20-30 euro sotto casa in una slot machine di norma verde. Che cosa è diventato il gioco d'azzardo? Una tassa sulla disperazione. E noi possiamo aggredire il gioco d'azzardo aumentando la tassazione sul gioco d'azzardo e trovando anche lì i soldi per dare un reddito di dignità ai cittadini, e vedrete che più il cittadino avrà una dignità, un reddito con il quale vivere, in meno si giocherà i propri soldi nel gioco d'azzardo. Questi sono circoli virtuosi. Una buona legge funziona quando ottiene due risultati con un'unica legge. Il reddito di cittadinanza non otterrebbe tantissimi,
sconfiggerebbe appunto la disoccupazione perché creerebbe posti di lavoro, ridarebbe dignità a dei pensionati minimi, impedirebbe la fuga dei nostri giovani, oltretutto che si sono formati nelle nostre università, noi con le nostre tasse abbiamo contribuito alla formazione dei giovani che magari se ne vanno all'estero a portare la loro sapienza alle imprese straniere che poi ci fanno concorrenza a noi, vi rendete conto? E oltretutto il reddito di cittadinanza sconfiggerebbe il cancro del voto di scambio, il voto controllato in questo paese, perché pure qui a Nardò ci sarà voto di scambio e voto controllato, ma c'è pure a Roma, la mia città, o in Lombardia o in Emilia, cambiano solo le tariffe. Ma se i cittadini italiani avessero un reddito di dignità, nessuno si venderebbe il suo voto per un pacco di pasta o un buono di benzina. Certi politici che vengono rieletti solo grazie al voto di scambio non verrebbero votati neanche dai familiari più stretti, proprio perché i familiari più stretti li conoscono e non li voterebbero mai. Cosa sto dicendo che non sappiamo già? Allora cosa ci blocca di prenderci le nostre vite? L'inesperienza nostra? Non abbiamo mai votato una legge incostituzionale. Non abbiamo mai messo le mani nelle vostre tasche, siamo inesperti, ma gli esperti li avete visti, 15 miliardi di euro di debiti a Roma, quelli delle classi dirigenti che hanno inquisiti di ogni tipo. Oggi il PD ha addirittura superato Forza Italia per il numero di inquisiti, che ci vuole bravura e estrema impegno per aumentare. Si inciuciano tutti quanti, l'altro giorno Casini, non so se sia vera sta foto, stava sotto la foto di Berlinguer, Gramsci e Togliatti a far comizio, Casini a Bologna. Incredibile, ma che gli importa a loro? Ma esistono ancora le ideologie, qualcuno qua ci ha creduto. Ma ripeto, qua quelli che inneggiano a Falcone e Borsellino, la Meloni, il giornale Manuel per accoglimento, di questi giudici antimafia eccezionali, veri eroi, questi qua vanno al braccetto con Berlusconi che ha pagato Cosa Nostra. Quegli altri che alcuni organizzano le feste dell'unità, rastiamo la Salamella, pugno chiuso, Berlinguer, una bella persona, hanno abolito l'articolo 18 dello Stato dei Lavoratori. Ma tutti quanti insieme, ex comunisti, ex fascisti, democristiani incalliti, tutti quanti hanno votato la legge Fornero, perché quando l'Europa dice intervenite sulle pensioni, mandate i cittadini in pensione a 70 anni tutti a passare la testa, tanto che gli importa. Questo è il sistema loro, tanto ancora hanno voto controllato, ancora controllano un po' di voti e vogliono l'astensionismo. Credetemi, chi intende astenersi fa il miglior regalo possibile, immaginabile a quei partiti che l'hanno spinto ad avere l'idea di astenersi. È così. Quindi un discorso matematico. Se il voto controllato immaginiamo il 10% di tutti i voti, immaginiamo. Se dovessero andare al voto il 50% dei cittadini, quel 10% avrebbe un valore. Se dovessero andare al voto il 100% dei cittadini, quel 10% varrebbe la metà. Questa è la logica per scardinare questo cancro del voto di scambio, anche perché riflettiamoci, se ci sono dei politici così vergognosi da provare a comprarsi il nostro voto prima delle elezioni, cosa saranno capaci di fare dopo essere stati eletti, quando nemmeno dovranno andare a ricercarsi il consenso in giro nei bar, nei ristoranti o nei mercati di Napoli? Spariranno e ricompariranno 5 anni dopo facendo lo stesso sistema, magari riparando un pezzo di strada 3-4 mesi prima delle elezioni. Questa era una repubblica fondata sul lavoro, è diventata una repubblica fondata sull'asfalto elettorale, su una rotatoria costruita la settimana prima delle elezioni. Io sto qua da non candidato, io l'ho detto nel 2014 che qualora dovessimo arrivare a fine legislatura non mi sarei ripresentato, ma avrei continuato a battagliare per l'idea in cui credo. Quegli altri hanno detto urbi e torbi, qualora dovessimo perdere il referendum spariremo dalla faccia politica, e li hanno candidati dovunque, la Boschi l'hanno vestita da Heidi, hanno spedito a Bozzano dove non la conoscono, e io sono andato pure là a mettere in guardia i cittadini di Bozzano perché non la conoscono, a fare il Beghelli, il salvavita. Occhio, state attenti che vanno candidato una che ha fatto tre cose: una riforma elettorale bocciata dalla Corte Costituzionale, una riforma costituzionale grazie a Dio bocciata dal popolo italiano, perché noi senza il burro d'Obama, senza quattrini pubblici, senza i telegiornali, senza le televisioni, senza i giornaloni, tutto a Renzi, Boschi e Verdini li abbiamo fatto con un motorino e sono passato qua e con i treni regionali un culo così al referendum, un popolo unito. E la terza cosa che ha fatto è mentire al popolo italiano, non mi sono mai occupata di banche, ma che ti faccio a me in Parlamento quando gli ho fatto la mozione di sfiducia. E poi si è scoperto negli ultimi mesi che faceva il giro delle sette chiese per occuparsi della banchetta di famiglia. Lei che aveva come ruolo quello del ministro per i rapporti del Parlamento e per le riforme costituzionali. Questi sono conflitti di interesse. Io credevo che il problema del conflitto di interessi riguardasse soltanto Berlusconi, che ingenuo io come ingenuo il signore che ha votato fitto. Mamma mia. Tranquillo, sei capito. No, un po' lo siamo stati, perché ci abbiamo creduto, ma manca la colpa nostra. Li vedevamo litigare nei talk show,
e pensavamo questo sta da una parte e questo dall'altra. Oggi che fanno? Litigano soltanto sull'unico argomento che li differenzia ancora, l'immigrazione. Per il resto sono uguali, però tutti ci hanno mangiato sull'immigrazione. Buzzi finanziava il Partito Democratico, quello che ha intercettato diceva ci saranno più quattrini con gli immigrati che con la droga. E alcune cooperative sono gestite da uomini politici vicino alla destra, giù in Sicilia pensate alla Alcara di Mineo. Ci hanno mangiato, che è diventata l'immigrazione clandestina, una nuova forma quasi di finanziamento pubblico ai partiti politici, dato che non li finanzia più nessuno, devono iniziare a diversificare le loro entrate. Noi ci finanziamo in questo modo, attraverso quel totem, attraverso le micro donazioni, questa è la libertà e l'autonomia del Movimento 5 Stelle. Pensateci, io li vedevo come voi litigare nei talk show, poi ho avuto l'opportunità, il privilegio, se si può chiamare il privilegio, di entrare nelle istituzioni e vedere coloro che litigavano poco prima nelle televisioni rincontrarsi nel bar, nella buvette della Camera dei Deputati e commentare le loro prestazioni televisive. Uno a dire l'altro, lei mi ha attaccato bene, sì ma tu ti sei difeso, però tu lei mi hai dato un contrattacco, che bravo, però abbiamo fatto bene entrambi alla fine a tirare le tane sul Movimento 5 Stelle, in quello stanno d'accordo, questo sono. Fanno finta di litigare e poi si trovano d'accordo quando devono tirare le tavole su 5 Stelle. Oh, ma per 30 anni Berlusconi e De Benedetti si sono litigati, uno contro l'altro, la guerra di segrate, i nemici acerrimi. Oggi entrambi dicono, qualora dovessi vincere 5 Stelle, lasceremo l'Italia. Abbiamo la possibilità di toglierci dai coglioni contemporaneamente, no, non ce la lasciamo sfuggire. Quell'altro, Berlusconi, manderà la cartolina da lontano, da San Vittore la manderà la cartolina. Ci stanno le poste, pure dentro le Bibbie ci stanno le poste. Capito qual è il sistema? Che ho detto populismo? Sono populista quando parlo della creazione di una banca di sviluppo sul modello tedesco per sostenere le nostre imprese, i nostri imprenditori. Se sono populista, io sono populista pure i tedeschi, perché in Germania c'è una banca pubblica di investimento che ha come obiettivo il sostegno delle imprese tedesche. E poi le imprese tedesche sono più competitive delle nostre, è chiaro, le sostengono. Io non sono, noi non siamo statalisti, la Lezzi la conoscete bene, figuratevi. Ci tagliamo gli stipendi e li diamo alle imprese private. Crediamo nell'iniziativa privata, per l'amor di Dio, negli imprenditori. Nel privato ci crediamo e come, ma i diritti, quelli inalienabili, non possono essere trasformati in merci sulle quali lucrare, devono essere diritti garantiti dallo Stato. Noi parliamo di sanità, di istruzione. Parliamo di trasporti e parliamo di acqua pubblica, ci fanno gli affari su questa roba e sono diritti, non sono privilegi nostri, sono i diritti e nessuno ce li regala i diritti, ce li dobbiamo andare a prendere ogni giorno, assieme, attraverso la partecipazione alla politica, attraverso l'interesse, la controinformazione, attraverso il coraggio di rivendicare quel che ci spetta, di essere capaci, ripeto, di prendere di petto democraticamente non violenta, in maniera non violenta, un onorevole che non rispetta appunto ciò che ci ha promesso di fare. Ancora di più se l'abbiamo votato lo dobbiamo andare a prendere il petto. Dobbiamo tornare, forse diventare per la prima volta un popolo unito, un popolo sovrano, capace di alzare la testa, di schierarsi. Non è facile schierarsi in questo paese democristiano. Chi si schiera, io ringrazio tutti coloro che si sono schierati, chi si schiera prende una strada e magari non ne prende un'altra. E chi si schiera genera pure invidia. Arriveranno persone che diranno a coloro che si schierano perché l'hai fatto, cosa hai in cambio, cosa vorrai? E tu li a spiegare, voglio soltanto un paese più giusto, per me e per i miei figli, per la mia famiglia e per tutti i cittadini. Ma la gente non ci crede, perché questo è un paese in cui si ha paura di schierarsi. Perché? Perché chi si schiera è vero, si gli viene un sangue amaro, un fegato grande. Qua ci insegnano a dire, ah se ti fai gli affari tuoi campi cent'anni, ma come campi? Come ti guardi allo specchio? Nel vedere che il nostro paese sta andando a rotoli e se i responsabili essenzialmente sono gli italiani indifferenti, l'indifferenza nostra, il fatalismo nostro, non Berlusconi, Renzi e Franceschini, oh ma ancora, io lo sto dicendo in tutte le piazze d'Italia, se 25 anni quel finanziatore di Cosa Nostra, o 3 anni quel bugiardello toscano, non ci sono bastati per comprendere la pericolosità politica e sociale, il problema non sono più Renzi e Berlusconi, il problema sono gli italiani, quindi assumiamoci le nostre responsabilità. Vogliamo questo, vogliamo un paese normale, vogliamo rilanciare la scuola pubblica, cancellare la chiamata diretta, perché sapete cosa fanno, lo sapete già, lo dico da 5 anni, ci tolgono i diritti molto lentamente e quando meno ce ne accorgiamo, ripeto, ci ritolgono con un decreto che passa il 14 agosto, il 23 dicembre, quando la pensione nostra è un po' più bassa, magari qualcuno sta a fare qualche regalo, qualcun altro si sta facendo un pranzetto sulle coste salentine. L'attenzione si abbassa e lì ci contano.
ci tolgono i diritti lentamente, per non farcene rendere conto, ma inesorabilmente, e appena vedono che stiamo di lì per organizzarci, per arrabbiarci, per mandarli via con un voto, per votarli via, tirano fuori un bonus. Queste piazze gli fanno paura, infatti non le mandano in onda. Gli fanno paura, infatti non le mandano in onda. Lo dobbiamo fare oggi perché viene qua giù a provare a rifarsi la virginità. Io vi dico soltanto una cosa. Costui è entrato in politica nel 1993, io stavo al liceo, un anno prima di Berlusconi, questa è discesa in campo. La prima volta che è stato eletto consigliere comunale a Milano nel 1993, io stavo al liceo, ha campato soltanto di politica e basta. E oggi ci dice che vorrà risolvere quei problemi che il suo stesso partito ha causato quando ha governato insieme a Berlusconi, e oggi sta ancora insieme a Berlusconi e parlano di legalità, parlano di frode fiscale e stanno di fianco ad uno che è stato dichiarato da una sentenza un delinquente abituale. Quei rilassi un'altra volta, io di nuovo continuo ad aspettare, non ho fretta. Continuare. Questa gente però viene qua col sistema mediatico, chiede scusa per qualche frase detta qualche anno fa, prova a comprarsi il consenso con qualche slogan, punto. Io qua, ci avete fatto caso, io qua vi ho parlato di proposte idee, io non vi ho chiesto il voto, votate chi volete. Io non so qui a dire, mettete una X, un Movimento 5 Stelle, forza tutti quanti al voto, io non vi ho detto questo, non l'ho mai fatto, non lo faccio mai adesso, scelta vostra, guardatevi dentro, se vi piace la vostra vita, tenetevi stabilita, riandate dal fitto, andatevi di nuovo a baciare le mani a questi soggetti che si sentono potenti, fatelo, e poi non vi lamentate, però non vi lamentate, oppure datevi un'occasione, che non è votare il Movimento, perché votare non basta, significa essere un popolo, essere insieme, 5 minuti, essere assieme. Schierarci, interessarci alla politica, perché è stata l'assenza.